Buongiorno a tutti, siamo con Cristiano Corsini, docente ordinario di pedagogia sperimentale presso l'Università di Roma III. Con Cristiano Corsini, che è anche un grande esperto di problemi della valutazione scolastica, ma non solo, parliamo di un tema che negli ultimi mesi è un po' d'attualità, su cui si dibatte molto nei social, ma non solo nei social, anche sulle riviste e così via. Ed è il tema del rapporto fra conoscenze e competenze. C'è chi dice la scuola deve servire a trasmettere conoscenze e c'è chi invece punta molto sulla acquisizione di competenze. Allora, vediamo un po' come stanno le cose, vediamo intanto come prima cosa di chiarire i termini del problema. Allora, Cristiano, prima di tutto, cosa si intende per conoscenze e che cosa si intende per competenze? Allora, Reggi, dunque, da letteratura, diciamo, le competenze che cosa sono? Una competenza la cito Pellerei, che è uno dei massimi esperti italiani del campo, è la comprovata capacità di affrontare situazioni problematiche, sfidanti, mettendo in moto e orchestrando le proprie risorse, che possono essere risorse cognitive, affettive, eccetera, eccetera. E quindi la competenza già si presenta come costrutto estremamente complesso, cioè è pieno di roba sta competenza. E questo è un problema, indubbiamente è un problema, ok? Le conoscenze, ecco, tendenzialmente da quando le competenze hanno fatto capolino all'interno del dibattito educativo, c'è stata la tendenza a metterle in contrapposizione con le conoscenze. Il che è un errore che però non è stato commesso soltanto dagli insegnanti che contestano questa idea, ma presumibilmente anche da chi ha svolto qualche corso di formazione, ha proposto qualche corso di formazione in cui diceva basta con le scuole, la scuola delle conoscenze, via la scuola delle competenze. Ecco, in realtà le conoscenze sono fondamentali per sviluppare competenze. Se voi prendete le indicazioni nazionali o altri documenti, eccetera, eccetera, voi troverete che non possono essere sviluppate competenze senza conoscenze. Senza conoscenze disciplinari, perché le conoscenze sono informazioni che vengono apprese e che costituiscono la fondamentale e necessaria dimensione cognitivo-disciplinare dell'apprendimento e dello sviluppo di competenze. E quindi la contrapposizione è una contrapposizione che, come dire, non fa giustizia, non rende giustizia del carattere, dell'importanza che le conoscenze disciplinari hanno nello sviluppo delle competenze. Poi possiamo chiederci come si è sviluppata questa contrapposizione, perché si è sviluppata, perché è ancora così diffusa. E credo che abbia anche senso fare un ragionamento su questo, però indubbiamente mettere in contrapposizione conoscenze e competenze significa negare il costrutto di competenze. Senti Cristiano, possiamo dire, parafrasando un po' male Kant, che le competenze senza conoscenze sono vuote e le conoscenze senza competenze sono cieche? Sì, va bene, ha senso e rende l'idea, rende perfettamente l'idea. Ora, questo implica ovviamente, in alcuni casi, non necessariamente, non sempre, uno sguardo diverso, sulla didattica. Se io, considero la conoscenza un fine in sé, chiaramente rimango del tutto disorientato verso una scuola che invece considera la competenza non un fine in sé, ma comunque sia qualcosa da sviluppare,
e la conoscenza un fondamentale mezzo per costruire e sviluppare la competenza. Questo disorientamento è comprensibile, però non può arrivare a negare, a mio avviso, il fatto che senza conoscenze e senza conoscenze disciplinari noi non vedo come si possa costruire e sviluppare delle competenze. E quindi, se noi siamo convinti che la scuola abbia la funzione di la principale funzione della scuola, che lo scopo della scuola sia quello di trasmettere delle conoscenze, è chiaro che ci poniamo in aperta contrapposizione con l'idea che la scuola debba invece aiutare a sviluppare delle competenze, ovvero a trasformare la realtà, oltre che a interpretarla, se vogliamo rimanere nel gioco delle citazioni e andare un po' più in là. E ecco, poi ci sono altri paradossi, il fatto che la ritrosia ad accettare o comunque a concordare, la legittima ritrosia, non è che sto dicendo, rispetto a questo quadro concettuale, spesso o talvolta provenga anche da insegnanti apertamente schierati a sinistra. Questo è un aspetto abbastanza interessante, che però a mio avviso va compreso nel quadro di scelte scellerate nella presentazione delle competenze. Cioè, se io dico che le competenze servono a lavorare e servono, cioè, al mondo del lavoro, dico due cose diverse. È vero, le competenze servono anche a lavorare, è vero, ma non mi pare che sia un delitto. Altro discorso è dire servono al mondo del lavoro, è una questione un po' diversa, perché intanto c'è un'idea di servitù in un certo senso, e poi dovremo ragionare su cosa si intenda per mondo del lavoro, perché se il mondo del lavoro è quello che precarizza, che sfrutta, eccetera eccetera, e talvolta è quello, non ce lo nascondiamo, è inevitabile che la scuola delle competenze venga contrastata apertamente da chi sta a sinistra. Certo. E lì c'è stato proprio un errore di rappresentazione del rapporto tra scuola e società e tra scuola, competenze e conoscenze. Proviamo magari a fare qualche esempio, così ci intendiamo meglio. Io vedo che tu alle tue spalle hai delle magnifiche carte geografiche, quindi presumo che tu sia anche appassionato di temi geografici. Ecco, una competenza di carattere geografico che è importante acquisire al termine della scuola primaria. Quale può essere allora? Ma no, pensiamo al primo ciclo, adesso dovremmo andare a prendere le indicazioni nazionali, non ce l'ho qui davanti, no? Però è chiaro che io posso riconoscere l'Africa, no? Quella sua forma, eccetera, eccetera. E quella è una conoscenza, ok? Perfetto. È una conoscenza. Se sto più avanti nel corso, magari non necessariamente alla primaria, ma immagino, ma successivamente, io posso cominciare a ragionare sul perché questa proiezione, che è di Peters, e l'avrei riconosciuta, è differente rispetto, non dico a questa che è un mappamondo che ho comprato, questo qua su in Nuova Zelanda, e quindi non solo è al contrario, ma se si vede bene, forse non si vede bene, ma comunque pone l'Australia al centro. L'Australia e la Nuova Zelanda stanno proprio al centro, non è solo upside down, ma è addirittura con loro al centro, no? Allora, ma anche una qualsiasi altra proiezione classica, comprendere qual è la differenza e cercare di ragionare sulla differenza e individuare, intanto riconoscere la differenza, no? Allora, ragionare su questo, che cosa ci porta a utilizzare le nostre conoscenze per riflettere su un aspetto della realtà che molto spesso diamo per scontato, quindi il mappamondo, ok? Il mappamondo, e che in realtà tanto scontato non è, ma che c'ha una sua storia, che è frutto di sguardi che fanno riferimento al fatto che noi siamo occidentali, bianchi, eccetera, eccetera.
Questo non è una competenza o un traguardo per lo sviluppo delle competenze che possiamo porre già presumibilmente alla fine della scuola primaria, ma alla fine del primo ciclo di istruzione sì, con uno sguardo al rapporto tra la geografia e altre faccende Certo. che vanno dalla geometria, eccetera, eccetera, no? Cioè, mi sembra abbastanza evidente. Le conoscenze disciplinari scompaiono? Io penso di no. Io penso assolutamente di no. Cioè, io credo che le conoscenze disciplinari abbiano tutto da guadagnare da un approccio del genere. Ecco, ma veniamo ad un aspetto un po' cruciale e sul quale tu sei un grande esperto, un grande maestro, anzi direi, se mi permetti, che è il tema della valutazione. Come si possono valutare le competenze e come si valutano le conoscenze? O meglio, le competenze si possono valutare allo stesso modo con cui si valutano le conoscenze? Forse anche un po' questo ha creato confusione e disorientamento fra gli insegnanti. Come stanno le cose? Allora, intanto, per rispondere alla domanda dovremmo partire dal perché valutarle. Perché è Certo. chiaro che io le voglio valutare per arrivare al congruo numero di, al termine, diciamo, prima dello scrutinio, avrò un approccio un po' sbrigativo e un po' burocratizzato alla faccenda e questo non aiuta. Poi, ragioniamo su un fatto. Le competenze hanno, come dire, varie dimensioni, no? Per come le abbiamo descritte all'inizio. Allora, abbiamo visto che c'è una dimensione cognitiva, c'è, non c'è dubbio che ci sia. Dopodiché uno può anche ragionare su quali tipi di conoscenze, no? Esiste una conoscenza fattuale, una concettuale, una procedurale, una metacognitiva. In ogni caso esistono delle conoscenze che ci consentono di sviluppare le competenze. C'è la dimensione cognitiva e c'è poi la dimensione metacognitiva, cioè la riflessione su. E vabbè, sono già due dimensioni. Poi le competenze hanno una dimensione attiva, cioè io se sono competente è perché faccio delle cose, metto, come dire, realizzo delle cose, eccetera, eccetera. Ok? Ce n'è una affettiva, emotiva, esiste, e sono già una, due, tre, quattro, ok? Perché sono interessato al percorso, al processo, al prodotto, sto dentro la situazione, ok? Poi c'è una dimensione sociale, sociale che è meravigliosa perché è cooperativa anche, no? E viene letta soltanto in termini della competizione, questo è un altro problema. Le competenze per essere sviluppate, e questo vale anche per la formazione docenti, hanno bisogno di un ambiente in cui confrontarsi con gli altri. Ok? Poi le competenze si sviluppano in maniera, si sviluppano. Ma non è che uno raggiunge un livello di competenza e ci rimane così. C'è chi ci riesce, beato lui. Io, se non parlo inglese per 3 mesi, il mio inglese peggiora. Ok? Il mio inglese peggiora, sono un po' meno competente. Questo a me succede. È così, sono fatto così. Cioè, c'è una natura dinamica delle competenze. E soprattutto c'è una natura situata, contestualizzata. Io sono competente qui, in questo contesto, sì, posso trasferire, sì, però è qui che sono competente di fronte a questa situazione qui e ora. Ok? Sono 7 dimensioni. 7. Sono tante. Che significa? Che non esiste una prova di competenza. Quando sentite dire con questa prova io valuto le competenze, c'è qualcosa che non va. Qualcuno vi sta mentendo, oppure non lo sa e quindi sta semplicemente sbagliando. Non esiste una prova di competenza. Significa noi raccogliamo degli indizi, documentiamo, ci accorgiamo che prendiamo, usiamo più prove di natura diversa, osserviamo diversamente un soggetto e poi alla fine cerchiamo di capire fino a che punto questo soggetto è competente.
Abbiamo detto allora la valutazione delle competenze e invece le conoscenze, come avviene la valutazione delle conoscenze? Come può avvenire? Come può essere fatta? Ma allora anche lì dipende sempre dal perché valutiamo, però tendenzialmente è chiaro che alcune conoscenze possono prevedere anche delle forme più agili, più strutturate di accertamento. Quindi posso usare un test, posso usare delle domande più o meno complesse, persino delle prove a scelta multipla, se voglio sapere se questo studente, se questa studentessa conosce il significato di questa definizione, di questo concetto, se è in grado di porre in relazione questo concetto con quest'altro, insomma, dipende anche dal tipo di conoscenza, però chiaramente se io voglio valutare delle conoscenze, ho indubbiamente una strada più facile da intraprendere. Ed è fondamentale accertare, ragionare sul livello delle conoscenze di studentesse e studenti. Questo proprio perché le conoscenze sono importanti per sviluppare le competenze. Però ecco, poi non è che posso dare per scontato che siccome ho accertato quella conoscenza lì e poi gli ho fatto fare quel calcolo lì e quindi anche l'abilità, allora lo studente è competente. Perché la competenza è qualcosa che non si riduce alla somma di quella conoscenza e quell'abilità. Ok, quindi ripeto, è importante anche capire perché stiamo valutando, eh? Perché se noi andiamo a valutare soltanto perché o principalmente perché oppure perché dobbiamo valutare, perché ce lo chiede il dirigente, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede non so chi, probabilmente la nostra valutazione sarà poco significativa, ma questo è un altro discorso. Senti, in tutto questo quale ruolo giocano a tuo parere le rilevazioni dell'INVALSI? Cioè, dove vanno a parare rispetto alle conoscenze, rispetto alle competenze? Così chiudiamo un po' il quadro. Il grosso problema è che le prove INVALSI rappresentano un prezioso strumento per ragionare sul livello di conoscenze e abilità, e in particolare di quelle conoscenze e abilità che sono necessarie per risolvere i quesiti, ma non sono prove di competenza, ma non è colpa dell'INVALSI, perché se io assegno una missione impossibile a un istituto, poi non posso lamentarmi del fatto che l'istituto non raggiunga il risultato. L'INVALSI non può misurare le competenze, perché con una prova del genere tu non puoi misurare le competenze, molto semplice. Quindi sono prove che andrebbero descritte con i loro limiti e i loro punti di forza per quello che sono e per quello che danno. E non possiamo pretendere di leggere nelle prove INVALSI lo sviluppo di competenze. Bene, grazie a Cristiano Sorsini per questa bella e ampia chiacchierata. I temi che abbiamo toccato sono importanti, sono anche pesanti, quindi sicuramente ci torneremo per approfondire e per parlarne ancora, perché siamo ormai in estate, fra un paio di mesi la scuola riprenderà e sono sicuramente temi che ci troveremo di nuovo di fronte fra 2 mesi, 3 mesi. E sicuramente anche nei prossimi anni. Grazie Grazie a Cristiano Corsini, buon lavoro.